ya lo sguardano. Ci siamo, bene. Siamo online. Sì? Tutto a posto? Benissimo. Bene. Un saluto a tutti presenti, un saluto a tutti quelli che mi seguono online comodamente da casa, perché c'è la gente anche che troppo distante, non, o per motivi personali, familiari o lavorativi, non era in grado di essere qua questa sera, però appunto anche come l'altra volta ho utilizzato questo sistema della diretta Facebook, così anche gente da remoto riesce a seguirmi e ascoltare quello che appunto vi dirò in questa tre quarti d'ora, oretta che passeremo insieme. Benvenuti, giornata caldissima, non so se sono perché i 31 gradi o perché sono emozionato io, e anche l'argomento è secondo me molto scottante, è un argomento che tante volte magari rimandiamo ed è un po' normale perché uno dice ma ci penserò, invece qua un po' vi ho costretto questa sera a magari a pensarci almeno un attimino e farvi un'idea di cos'è appunto il passaggio generazionale. Prima di partire, una brevissima presentazione per i pochi che non mi conoscono, anche se la stragrande maggioranza o sono millennio, comunque sono persone che già mi conoscono da una vita. 2-3 numeri, 43 anni, portati molto bene. 2000 è l'anno della laurea in economia e commercio qua a Venezia Ca' Foscari, e 15 anni sono ormai gli anni di iscrizione all'albo, ad agosto saranno 16, quindi dovrò aggiornare la slide. Cosa faccio? Io cerco di fare due cose principalmente. La prima, ovviamente, attraverso una corretta pianificazione finanziaria e costruendo dei portafogli adeguati e seguire il mio cliente, aiutarli e nel raggiungere quelli che sono i propri obiettivi di breve, medio e lungo periodo. La seconda cosa che ho già ormai iniziato già da parecchi anni attraverso vari incontri come questi, cioè che io chiamo salotti finanziari, è aumentare la consapevolezza e conoscenza nell'ambito finanziario principalmente attraverso un percorso formativo e informativo. Quindi attraverso questa serie di incontri di salotti finanziari, attraverso la mia mailing list tramite il canale WhatsApp, periodicamente vado ad aggiornare alcuni amici e soprattutto la mia clientela in quelle che sono le novità nell'ambito economico finanziario. Per chi mi conosce, sono una persona molto responsabile, ma soprattutto affidabile, ho un altissimo grado di riservatezza, perché quando si tocca quello che è la persona, i suoi risparmi, ovviamente serve un'elevatissima riservatezza che dovrebbe essere scontata, ma tante volte non è. Sono molto pragmatico e lavoro ovviamente per obiettivi, e sono molto incline a quello che è tutto quello che riguarda l'innovazione, le nuove tecnologie e l'interattività. Infatti utilizzo tantissimo tutti i canali social, da Facebook, da LinkedIn, da WhatsApp, perché mi servono appunto per interagire e comunicare con la clientela. Per fare la mia attività, svolgere la mia attività, ovviamente ho scelto un partner che sia adeguatamente solido e sano. Negli ultimi anni ci sono stati grossi problemi con parecchie banche, quindi ovviamente non sono a lasciarmi la più piccola, la più in difficoltà, ma un partner solido e di spessore che quest'anno festeggia 50 anni di attività e che ha numeri e dal punto di vista economico di tutto rispetto. L'anno scorso, questi sono dati il bilancio 31 dicembre 2017, quasi 900 milioni di utile, penso che qualsiasi banca in Italia si risogna questi dati, oltre 200 miliardi di masse in gestione e per quanto riguarda l'ambito della consulenza finanziaria, attualmente Fideron detiene circa il 40% delle masse private in Italia. Altre realtà molto note, perché sono costantemente sui media, su internet, in televisione e quant'altro, hanno circa un terzo, un quarto delle nostre masse, ma loro sono dappertutto sui media. Noi non facciamo assolutamente pubblicità, in internet non ci siamo mai, siamo solo periodicamente, sporadicamente in rivista specializzata Sole 24 Ore Milano Finanza, perché noi puntiamo su altre cose, la nostra pubblicità migliore sono gli stessi clienti che parlano bene di noi perché sono contenti di noi. Lavoriamo già da anni in totale regime di servizio di consulenza, non abbiamo atteso la normativa MiFID 2 che è partita il 3 gennaio di quest'anno per iniziare a lavorare in consulenza, lo facciamo già da oltre 10 anni.
con vari tipi di servizi, dalla consulenza a base gratuita alla consulenza evoluta, fino al private wealth management per la clientela evoluta che vuole un servizio ampiamente più completo. Quando parlo di servizio ampiamente più completo, intendo che non ci limitiamo a gestire quello che è il patrimonio finanziario, ma andiamo a servire il cliente di tutto quello che è la sua totalità dei bisogni. Quindi l'azienda, l'immobiliare, l'arte e il lusso e anche quindi la gestione del come gestire, proteggere il proprio capitale e la propria famiglia. Questo lo facciamo perché lavoro in sinergia. Qua c'è il mio commercialista presente, dovrebbe arrivare in notaio, sono rimasto bloccato in ufficio, e lavoro anche con agenti immobiliari e con uno studio legale, proprio perché in questo modo riesco a dare un servizio completo al mio cliente. Quindi ovviamente io curo tutta la parte finanziaria, loro ovviamente assieme a me mi danno una mano per aiutare il cliente mio a quello che riguarda la parte ovviamente legale, fiscale e immobiliare. Questa è la situazione italiana. Siamo il fanalino di coda per quanto riguarda la cultura finanziaria, purtroppo. E su questo molte banche ci marciano sopra e fanno meglio quelli che sono i loro interessi. La mia risposta è questa: i salotti finanziari, cioè incontri dove vado a cercare, il mio obiettivo è di spiegare con termini semplici argomenti che però sono effettivamente complessi e magari non alla portata di tutti, e che tanta gente magari sente parlare alle notizie ma magari non ha concretamente compreso certe cose. Questi sono gli ultimi argomenti trattati negli ultimi anni, dalle crisi bancarie al bail-in, la gestione del patrimonio immobiliare, il passaggio generazionale, la pianificazione finanziaria, la previdenza, la gestione TFR delle aziende. E ovviamente all'inizio dell'anno ho fatto un paio di salotti specifici appunto su quello che riguarda la nuova normativa della MiFID 2. Tema di oggi, passaggio generazionale. Ieri, oggi e domani. Ieri, oggi e domani è il titolo del mio libro, che è uscito da poche settimane, eccolo qua. Un libricino, io non sono, chi mi conosce sa che non sono né uno scrittore né un professore, sono un consulente patrimoniale e l'obiettivo mio è cercare di sintetizzare e rendere appunto concetti difficili in termini semplici e dare alcuni piccoli consigli, alcune spiegazioni di come gestire al meglio quello che è il passaggio generazionale. Adesso nell'incontro di oggi proprio andremo a affrontare alcuni temi e alcuni aspetti che vengono appunto presentati appunto nel libro. Come spiegato, per ricevere il mio libro è molto semplice, basta inserire proprio a me il cellulare nel questionario, chi mette barretta sì, anticiperò immediatamente in termini domani già la versione in PDF, a breve appena sarà, mi arriverà a breve la disponibilità della versione cartacea che sto tendendo, ovviamente sarà mia cura venirvela direttamente a casa vostra a consegnare, magari autografata con dedica. Eccolo qua, questa è la copertina del libro. Perché ieri, oggi e domani? Perché rappresenta un po' il passato, il presente e il futuro. E nel libro viene trattato proprio ieri, cioè il fatto della tradizione, del fatto che la famiglia italiana non ha la mentalità e la tradizione rispetto magari a quella anglosassone di trasmettere l'idea di passaggio generazionale. C'è molta in Italia la scaramanzia su questo tema, non faccio gesti perché sono molte donne in sala, però purtroppo è un argomento che viene tralasciato e rimandato il più possibile. E spiego un po' la situazione oggi, cioè l'attuale tassazione della successione, qual è il panorama oggi per l'Italia e qual è il panorama oggi per l'Europa. E domani come invece potrebbe cambiare questa situazione? Ovviamente in peggio, perché pur essendo il nostro governo solido e stabile e non ha problemi, non abbiamo debiti, non abbiamo assolutamente problemi, purtroppo potrebbe capitare che magari succeda qualcosa in futuro. Hanno toccato
le rendite finanziarie, stanno mettendo mano alle rendite immobiliari per il catasto. Un altro punto che già da alcuni anni viene affrontato ma non preso in considerazione, che però prima o poi metteranno mano, sarà quello il discorso della tassazione del passaggio generazionale, che dopo appunto vedremo. Bene, prima di iniziare ognuno di voi dovrebbe farsi due domande. La prima: quanto teniamo ai nostri cari? Perché se dei nostri cari non ce ne può fregare di meno, allora potete alzarvi e uscire, perché allora l'argomento probabilmente non vi interessa. Se invece vi interessa lasciare a quelli che i vostri figli, i vostri nipoti, di non lasciare rogne, ma lasciare una situazione più tranquilla possibile, ovviamente è il caso di prepararsi prima e organizzarsi prima. L'altra domanda è: preferiamo decidere noi o lasciar decidere gli altri per noi? E quando dico gli altri intendo lo Stato e l'Agenzia delle Entrate, ovviamente, perché fanno già tutto loro, ma magari non è quello che noi avevamo in mente. E allora spiego le alternative che si possono adottare. Bene. Nel frattempo vi saranno in mente magari qualche domanda, non ditemele, non fate, ponetemele subito, prendete pure appunti per chi vuole prendere appunti sul taccuino, e anche lo stesso le domande, se ne avete, ve le trascriverete alla fine dell'incontro, come ho spiegato, ci sarà appunto spazio per le vostre domande. L'obiettivo è decidere in libertà. Questa è la situazione in Italia. Solo l'8% di successione passano attraverso il testamento. La stragrande, quasi totalità, la stragrande maggioranza, circa il 92%, sono successioni legittime, cioè senza testamento. Questa è la situazione italiana. Cosa succede se non si pianifica? Molte volte scattano liti in famiglie, gli eredi che si scannano, chiamano gli avvocati si scannano fra di loro, alla fine delle battaglie chi vincono sono gli avvocati, perché loro ci guadagnano, gli eredi no. Infatti in Italia una durata media di causa civile dura 8 anni e tendenzialmente le spese legali coprono circa il 30% del valore della causa. Quindi sono soldi buttati che, ripeto, chi ci guadagna alla fine sono gli avvocati. Mi dispiace sia per gli avvocati presenti sia per quelli che magari mi seguono online, ma non è che voglio parlare male della categoria, ma spiegare quella che è la situazione oggi. Quindi per chi vuole magari pianificare con tempo senza creare problemi in futuro, è meglio appunto pensare. Questo è un po' il quadro della parentela, perché anche l'altro giorno ho parlato con il mio cliente e ho detto: vabbè, ma mi non vuoi eredi, come non ti vuoi eredi? Eh sì, non so sposare, i miei genitori sono morti, non ho figli, non hai zii, no, però avrei dei cugini secondo grado, loro ereditano. Cioè, se tu non fai testamento e a quel punto, non avendo i legittimari, che i legittimari sono i genitori, i figli e la moglie, il coniuge, o il marito, che quindi sono quelli che hanno i primis diritto, passa in base al grado fino al sesto grado, e se non c'è nessuno fino al sesto grado, chi è che va? Allo Stato. Quindi anche qua, chi magari non ha i genitori più perché sono mancati, non ha moglie, non ha marito e non ha figli, ma vuole destinare il proprio patrimonio a uno o delle persone o alla chiesa o dell'associazione, se fa un testamento va esattamente a quelle persone che loro hanno deciso. Se no va al parente più lontano, magari cugino di terzo grado che magari non vede dalla prima comunione, o addirittura allo Stato. E questa infatti è la successione. Se queste sono le quote di successione di legittima, se non si fa testamento, quindi se io non applico la volontà testamentaria, queste sono le quote che vanno in base se ho coniuge con figlio, se ho fratelli, sorelle e quant'altro. Ribadisco, se non ho nessuno entro il sesto grado, l'intera eredità va allo Stato. Ma io posso invece pianificare, posso tutelare maggiormente le persone che sono, a mio avviso, più care, più vicine, attraverso invece una successione con testamento. In questo caso, ovviamente, c'è, come vedete, delle persone che hanno la priorità, sono, come ho detto prima, i legittimari, coniuge, marito, figli e genitori.
se non ci sono questi, io posso, ribadisco, destinare l'intera mia eredità a chi voglio. Se invece sono presenti, ci sono delle quote previste per legge che non si possono diminuire. Quindi io, se ho il coniuge e un figlio, non è che posso totalmente destinare il mio patrimonio al figlio e zero alla moglie o viceversa. Ci sono comunque delle quote di legittima che bisogna rispettare. Ma ho anche la possibilità comunque di rimodulare le mie quote attraverso una quota disponibile. Cioè io una quota che è disponibile posso destinarla a chi voglio o posso rafforzare certe persone, esempio la moglie, i figli o altre persone, utilizzando quella quota disponibile. Dopo io certi dettagli li vado a affrontare con la persona specifica analizzando la sua situazione. Quindi là si va a vedere, essendo la situazione familiare, se è sposato, se non è sposato, se convive, se ha figli, se non ha figli, se ha ancora i genitori in vita, si va a spiegare la sua specifica situazione, quindi consigliare cosa può fare se magari vuole tutelare un figlio piuttosto che un altro. Perché oggi la famiglia è molto cambiata, eh? Non esiste più la famiglia di una volta, con madre, padre figli, e figli, tutti felici e contenti. Abbiamo la famiglia tradizionale che è rimasta per fortuna. Abbiamo tante famiglie monogenitoriali dove c'è solo un genitore. Abbiamo figlie, lunghe, nel senso che abbiamo con i figli che rimangono, che non vanno via di casa. Allargate dove sempre più comuni ci trovano figli con la ex moglie, figli con la nuova moglie e quant'altro. Abbiamo le coppie di fatto, cioè quelle che non sono coniugate né civilmente né in chiesa, e abbiamo ovviamente anche le coppie omosessuali. Cosa è cambiato su questo ultimo punto a seguito della normativa della legge civiltà? Che con questa legge recente si è tutelato maggiormente le coppie omosessuali, dando diritti parificati al matrimonio e la reversibilità, invece vengono completamente escluse le coppie di fatto, dove non hanno la parificazione al matrimonio e non hanno la reversibilità. È stata fatta una legge metà, volutamente per tutelare un certo tipo di coppie e non tutte le coppie di fatto che non sono coniugate. Però questa è la situazione oggi, quindi oggi chi è in una situazione di coppia di fatto, quindi non è coniugata, dovrebbe sapere che la compagna o compagno non eredita nulla e quindi bisogna adottare una corretta pianificazione se si vuole ovviamente tutelare quella persona che... Il testamento quindi offre una serie di vantaggi, soprattutto per situazioni di separazione, divorzio, famiglie allargate, famiglie senza figli, chi vuole tutelare l'amante, chi vuole tutelare magari il figlio debole o perché è portatore di handicap o perché ha più problemi rispetto al resto della famiglia. Serve anche questo. Ed esempio appunto, nel caso esempio di separati, destinare le persone care limitando e estromettendo quelle un po' scomode, alla famiglia di fatto rafforzando la posizione del convivente, che invece appunto non sarebbe tutelato come ho spiegato prima, alla famiglia senza figli limitare le pretese dei genitori, perché come abbiamo visto se non ci sono figli ereditano i genitori. Io magari voglio destinarlo a altre persone e quindi limitare i genitori a favore di altri, oppure per i figli più deboli o portatori di handicap perché magari dargli maggiore tutela. Quindi anche in questo caso con la possibilità di scegliere in anticipo, uno, ripeto, può tutelare chi effettivamente ha più bisogno e chi veramente io ho piacere a dargli questa possibilità. Anche, ecco, nel caso del matrimonio, il divorzio produce l'effetto di sciogliere definitivamente il vincolo, la separazione no. Se io sono separato ma non divorziato, la moglie separata eredita tutto come se fosse coniugata. Solo con l'atto di divorzio va a completamente azzerare quello che è il matrimonio e allora
viene estromessa dal punto di vista dell'identità, ma finché è separata è come se fosse coniugata dal punto di vista di successione. Quindi anche là, il caso che la moglie è separata ma non ancora divorziata e io voglio tutelare altre persone, col testamento intanto posso aiutare chi voglio appunto venire incontro. Anche col regime patrimoniale della coppia sposata cambia a livello se in comunione e separazione di beni, perché cambia anche per un discorso di creditori che possono chiedere il discorso di attaccarsi ai beni dell'altro coniuge oppure no. Quindi anche là, quando io faccio un'analisi incontro alla coppia sposata, chiedo anche se appunto sono in separazione in comunione, e anche che è molto legato al discorso di quella che è l'attività dopo lavorativa, perché magari uno dei due è libero professionista, quindi ha rischi di impresa, con la separazione va a tutelare maggiormente la moglie. Poi queste dopo sono cose che si vedono nella relazione personale quando ho appunto col mio cliente. Nel libro vado a raccontare un po' di casi emblematici. Mennea, Pino Daniele, Pavarotti, Lucio Dalla, tutti nomi, personaggi famosissimi che hanno o non lasciato testamento creando grossi problemi, tipo Lucio Dalla che aveva un convivente, non c'era, era una coppia gay però non ancora, non c'era la coppia legittimata, e alla fine hanno ereditato i cugini di secondo e terzo grado e non la persona con cui convive, che a un certo punto i cugini hanno detto vai fuori anche dalla casa dove abiti. Quindi hanno avuto la persona che conviveva da oltre 10 anni, ha avuto zero tutela. Se metteva magari nero su bianco, faceva un piccolo testamento, probabilmente avendo anche la quota di legittima poteva anche dire lascio l'intero mio patrimonio a te, nome, cognome, quant'altro. Non l'ha fatto e ha creato sempre problemi. Nel libro appunto verranno appunto enunciati questi casi e appunto ci saranno non solo quello che gli è accaduto, ma anche un consiglio di, ad esempio, cosa avrebbe potuto fare per appunto aver risolvendo in tempo la cosa, come avrebbe potuto pianificare per permettere magari di tutelare maggiormente i compagni, i figli e quant'altro. Nel libro invece, oltre ai casi emblematici di mancanza di successione, che sono i casi più magari rilevanti e famosi, ho elencato una serie anche di casi di persone e famiglie che invece hanno saputo correttamente pianificare e quindi hanno saputo anche gestire il passaggio non solo familiare ma anche aziendale a più generazioni in maniera corretta, e nel libro appunto verranno elencati come si sono comportati. Bene, questa è la situazione in Europa. La situazione in Europa prevede che abbiamo una tassazione per linea retta, quindi il coniuge, marito e moglie e figli, che viaggia attorno al 30-40% circa, e addirittura aumenta fino al 60-80% come aliquota massima. Cioè all'estero, se uno viene a mancare, gli eredi che reddito devono pagare tasse folli. Non ci crederete, ma in Italia conviene morire. C'è gente che viene addirittura dall'estero per morire in Italia, perché in Italia oggi è tuttora un paradiso fiscale. Per quanto riguarda l'IRPEF e la tassazione su aziende e persone fisiche, siamo magari fra le più alte in Europa, ma per quanto riguarda la successione abbiamo delle aliquote che non so ancora quanto dureranno, perché per i coniugi e i parenti in linea diretta abbiamo un 4% di tassazione con addirittura 1 milione di euro di franchigia, il che vuol dire che se io sono coniugato con 2 figli, ha 1 milione di euro mia moglie, 1 milione di euro un figlio, 1 milione di euro l'altro figlio. Quindi se il mio patrimonio complessivo tra finanziario e immobiliare è inferiore a 3 milioni di euro, la moglie e i 2 figli non pagano nulla. Quanto durerà? Una bella domanda. Non si sa quando. Già dal 2015
c'è una proposta di legge che aveva fatto, che adesso non so più come si chiama, perché una volta era la sinistra di... Adesso è LeU, come si chiamava prima di LeU? Sel. Sel, esatto, Sel, proposta da Sel ancora nel 2015, lui sta diventando di politica, quindi è molto avanti, e dove addirittura si parla di dimezzare le franchigie e raddoppiare le aliquote, addirittura triplicarle per importi di asseritario superiori ai 5 milioni. Cosa cambia? Cambia molto, perché in una situazione come marito o moglie più un figlio, un patrimonio finanziario di 1 milione, un immobile che vale 750, con la franchigia 1 milione moglie, 1 milione famiglia, e nel figlio, in questo, con la legge attuale, non pagherebbe né il figlio né la moglie, completamente esenti perché rientrano nella franchigia. Con questa, se andasse, procedesse con questa nuova proposta, l'IRE dovrebbero pagare oltre 52.000 euro. Ovviamente con importi superiori, questo ovviamente aumenta in maniera esponenziale. Faccio caso di sempre due persone, però con patrimonio finanziario di 5 milioni di euro, con due immobili di prestigio e quant'altro, da 350.000 euro si passerebbe a 1.300.000. Quindi ben molto più elevata come cifra, perché appunto sopra i 5 milioni va a amplificare quello che è la tassazione. E non saremo neanche lontanamente vicini alla tassazione dell'Europa, eh. Sarebbe solo un primo gradino che permetterebbe lo Stato da qua ai prossimi 10 anni a fare cassa e a ridurre il debito. Quindi, ma per fortuna il nostro Stato non ha problemi di debito, quindi siamo tranquilli. Da quello che dice la Era ironico, infatti. Allora, la tutela del patrimonio è un progetto che è meglio pianificare e organizzare per tempo, con professionisti, con persone che ovviamente, quindi anch'io quando lo faccio non da solo, ma assieme anche a un legale e a un fiscalista, per dare una soluzione più corretta e più conveniente possibile. E scegliere ovviamente quelli che sono gli strumenti più corretti e più adatti, in base che siano immobili, in base che siano beni mobili, quindi strumenti finanziari, oppure che sia l'azienda, perché ci sono magari soluzioni diverse che vanno a rispondere in base alle esigenze diverse. Parliamo del bene immobile. Bene immobile. Abbiamo tre possibilità di testamento in Italia, pubblico, olografo, segreto. Tutti i testamenti, a prescindere dalla forma, hanno lo stesso valore. Quindi che sia un testamento pubblico fatto assieme e da un notaio, quindi minimato scritto da notaio e registrato, o sia un testamento olografo fatto su semplice foglia 4 bianco, ha lo stesso identico valore. Eccolo qua. Del libro dedico un capitolo per spiegare proprio il testamento olografo. Cosa c'è la differenza fra l'olografo e il pubblico? Che ovviamente il pubblico ha un costo perché c'è la parcella del notaio, costo notaio. Io lo consiglio in determinate situazioni perché va a ridurre determinate problematiche con gli eredi, quindi è consigliabile in determinate situazioni, ma in certe altre, quelle tra virgolette più semplice, è sufficiente un testamento olografo. Ed è meglio un testamento olografo piuttosto che non ci sia nulla per evitare problemi. Nel libro appunto tratto quali sono i tre fondamentali requisiti formali indispensabili perché sia reso corretto il proprio testamento olografo. Ovviamente l'olografia, ciò vuol dire che deve essere scritto a mano dal testatore stesso con la propria grafia. Non si può fare un testamento olografo a computer o abbattuto a macchina con la macchina da scrivere, deve essere scritto a penna, blu o nera, indifferente, anche rossa se volete, ma l'importante è che sia scritto a penna con la propria grafia e direttamente dal testatore.
sottoscritto, cioè deve essere firmato alla fine delle disposizioni. Se sono più pagine perché mi sono dilungato, ho scritto, perché io magari oltre a dire ho destinato questo a Caio, questo a Sempronio, e magari ho spiegato anche il perché e per come, perché io posso anche motivare le scelte, che è una cosa secondo me anche utile, non dire solo destino questo a questa persona e questa all'altra, ma anche il perché, così do anche una motivazione al perché il mio desiderio era esattamente quello. Deve essere firmato non solo alla fine, ma se sono magari più pagine, deve essere controfirmata a ogni singola pagina. Infine la datazione, deve esserci una data certa. Quindi se si va dal notaio, ovviamente se è un atto pubblico, c'è la data che viene registrata dal notaio, ma se invece è un testamento olografo, deve esserci luogo e data scritta con giorno, mese e anno. Perché deve essere esattamente sapere, non serve l'ora, ma giorno, mese, anno, sì. Bene. Allora, vi racconto questa storia. 2 anni fa, purtroppo, è mancato una persona cara, era vedovo, aveva 3 figli maschi e aveva 3 immobili. Uno dove ci abitava lui, più altri 2. Uno dove ci abitava il figlio maggiore, che però era ancora intestato a lui e al papà, e la casa in montagna. Lui ha detto: non ho moglie, non ho genitori, ho solo 3 figli e ereditano tutto loro, non serve fare il testamento. Il problema però cosa è successo? Che quando è mancato papà si sono trovati i 3 fratelli ad avere il 33% di ognuno dei 3 immobili. Perché la legittima prevede che diventi proprietario di 1/3 di ogni singolo immobile. Quindi ogni fratello era proprietario di 1/3. E quindi da 2 anni stanno, non dico andando a vie legali, però non trovano l'accordo. Perché su uno e l'altro ci abita e risulta per 1/3 proprietario, e per i 2/3 sono proprietari i fratelli. Sullo stesso la casa in montagna, uno vorrebbe venderla perché ha bisogno di liquidità, l'altro dice no, la vorrei tenere per andarci a fare le vacanze con mia moglie e i figli. L'altro, l'altra casa del papà, uno dice vorrei venderla, l'altro dice no, sarebbe meglio affittarla e così ci dividiamo l'affitto. Alla fine ognuno dice la sua, non trovano l'accordo, sono da 2 anni che devono pagare l'Imotasi come seconda casa delle altre 2 e la situazione si è complicata, hanno difficoltà sia di vendere sia di fittare perché non trovano l'accordo. Se il papà metteva nero su bianco e diceva al figlio maggiore, che tra l'altro abita sul mio appartamento, glielo dono a lui, glielo lascio in eredità a lui, scusate, ho sbagliato il termine. La casa in montagna al mio secondo figlio che è sposato e ai miei 2 nipotini che voglio tanto bene e che gli piace la montagna, gli lascio la casa in montagna, al 3° figlio gli lascio la casa dove abito. Ognuno dopo avrebbe avuto 1 singola casa, avrebbe potuto gestirla in totale autonomia e avrebbe potuto decidere me la tengo, l'affitto, la vendo, senza dover chiedere permesso a nessun altro. E avrebbe risolto non uno ma 3 problemi, perché i problemi si sono triplicati secondo me. Perché questo è il problema con gli immobili. Il consiglio è sempre assegnare ogni singolo immobile a ogni singolo erede, perché sennò si crea questa confusione e questa problematica, perché dopo iniziano le famose liti, perché uno dice la vendo, uno dice l'affitto, uno dice me la tengo. Ma non è il capitale in se stesso che viene diviso, ma la singola casa subito dopo. Rispondo alla domanda velocemente. Sì. Il capitale della parte finanziaria viene immediatamente suddivisa per 3, ma l'immobile viene intestato 1/3 per ognuno. Okay, e fin tanto che non viene venduto e quindi non diventa liquido e la liquidità divisa in 3, rimane un immobile intestato a 3 persone. Che quindi se te sei proprietario di 1/3 e non è casa tua, ci devi pagare i 2 tasi come seconda casa, fin tanto che non riesci a venderla. Ok, grazie. Bene. Quindi, adesso introduciamo, ok,
che verranno appunto anche raccontate in maniera molto dettagliata. Io adesso cercherò in sintesi di darne solo una traccia e spiegare i caratteri salienti. Una serie di strumenti per gestire sia il patrimonio immobiliare, quindi la parte finanziaria, sia la parte immobiliare e aziendale. Dopo, ripeto, ne faccio solo un accenno, perché ribadisco, dopo preferisco parlarne singolarmente con la persona interessata, perché vado a vedere quella che è la situazione specifica, il caso specifico, quale che dopo la soluzione più corretta da adottare. Per quanto riguarda la parte immobiliare, ovviamente, in primis c'è la polizza vita, lo strumento assicurativo che può essere alternativa al testamento, come ad esempio lascio al compagno, lascio alla compagna i miei soldi, metto in uno strumento assicurativo con beneficiario a caso morte della compagna. La compagna è reddito tutto, tra l'altro non paga tasse perché esente dal imposto di successione ed è esclusa dalla sede ereditaria, quindi non crea neanche conflitto con gli altri eredi. Quindi può essere sia come alternativa, ma anche come completamento per magari rafforzare la posizione magari di un figlio rispetto all'altro, perché magari ha un figlio in passato già magari donato, fatto altri aiuti a livello personale, gli ho dato una mano nell'acquistare la casa quando ha avuto bisogno di quant'altro, l'altro figlio magari ho dato meno aiuto, allora magari lo tutelo maggiormente per equilibrare i rapporti e dando come beneficiare una determinata somma di denaro a quel figlio che magari o ha più bisogno o perché magari è stato tutelato o meno in passato. Anche l'assicurazione temporanea a caso morte, cioè che tutela, sono strumenti sia come passaggio generazionale ma anche come tutela del proprio patrimonio, soprattutto in caso se ha una famiglia con figli minori e magari un mutuo per non lasciare rogne alla moglie che magari in questo momento non lavora e si trova a trovarsi un debito di un mutuo alle spalle e devono trovare una situazione che magari gli tocca lavare le scale di notte per poter mantenere la famiglia, facendo una temporanea a caso morte si va a tutelare e creare dopo quindi meno problemi a chi rimane. Lo stesso anche la long term care per quello che riguarda la eventuale inabilità e malattia. Ripeto, faccio solo veloci accenni perché dopodiché, ripeto, ne parlo in maniera molto più dettagliata e molto più specifica nel momento che mi siedo davanti alla persona che magari mi racconta la sua personale esigenza e allora gli do i dettagli su quello che realmente gli serve. Un altro strumento che è stato introdotto dalla legge bilancio 2017 che è il famoso PIR, piano investimento di risparmio, che è partito l'anno scorso, che investe una soluzione finanziaria che investe specificatamente nel azionario obbligazionario italiano con determinate caratteristiche particolari, dove la legge però mette dei vincoli pari a massimo 30.000 euro di investimento all'anno per un massimo di 5 anni e per un massimo di 150.000 euro complessivi, permette l'esenzione totale del passaggio generazionale. Altri strumenti, anche il fondo pensione, può essere utilizzato in determinati casi come tutela e come passaggio generazionale, perché anche qua si può definire un beneficiario caso morte specifico. Serve alla persona in vita per accantonare, per integrare quello che è la propria pensione pubblica, che non so quando gli andrò pensione fra 20 anni, se esisterà ancora l'INPS oppure no, e se l'ENASARCO lo stesso esisterà ancora no, perché fino ad ora io ne pago 3, l'INPS, l'ENASARCO e quella individuale, solo sull'ultima ho la certezza che forse mi troverò qualcosa, sulle altre due non si sa, però intanto contribuisco su tutte e tre. Per quanto riguarda l'azienda, un accenno breve all'azienda. Oggi in Italia il 72% di aziende sono a conduzione familiare. In Veneto questa percentuale aumenta a dismisura perché abbiamo un'alta concentrazione di aziende medio-piccole, aziende familiari. E il 55% delle aziende hanno al vertice un imprenditore che è vicino all'età di pensione oltre 60 anni e non vogliono mollare rosso, vogliono rimanere fino all'ultimo giorno in azienda a comandare.
Perché è la mentalità di l'azienda è come un figlio, non lo voglio abbandonare, non lo voglio lasciare, e ci sono situazioni di capi d'azienda che hanno ultra ottantenni che ancora vanno in azienda e il figlio ha solo 50-55 anni, è ancora giovane, attenderà. E questa è un po' la mentalità, soprattutto noi in Veneto. Le aziende che sopravvivono al passaggio generazionale sono del 50% successivamente alla seconda generazione e solo del 15% che riescono a superare la terza generazione, cioè dopo i nipoti. Perché purtroppo manca non solo la cultura della gestione del passaggio generazionale a livello personale del patrimonio familiare, ma manca anche soprattutto dal punto di vista aziendale. Nel libro, ripeto, ci sono casi emblematici perché parlo del vecchio, parlo della famiglia Berlusconi, famiglia Agnelli, casi emblematici che hanno saputo pianificare correttamente, hanno costruito delle società d'oca, hanno fatto un'attività preposta per tutelare le N generazioni future, non solo la prima e la seconda generazione. Ma purtroppo nella stragrande maggioranza delle aziende, soprattutto a carattere familiare, non c'è questa predisposizione e questi sono i rischi che dopo tre generazioni l'azienda, nella maggior parte dei casi, non esiste più. Con l'azienda molto utilizzato, ad esempio, è il patto di famiglia, che anche qua è un atto pubblico che, dove si trasferiscono le quote di un'azienda a uno o più discendenti. Anche qua ne parlo in maniera specifica dopo quando uno ha la situazione che appunto ha questo tipo di esigenza. E anche il fondo patrimoniale per tutelare soprattutto la famiglia serve per destinare un determinato patrimonio immobiliare, solitamente la casa di proprietà immobiliare registrato, però deve essere vincolato a quelli che sono il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. E quindi serve a tutelare, se fatto in bonis e in tempi non sospetti, serve per tutelare il patrimonio familiare nei confronti dei creditori. Anche il vincolo di destinazione serve per dare la possibilità di destinare determinati beni specifici, mobili e immobili, iscritti ovviamente in pubblici registri, alla realizzazione di interessi meritevoli e alla tutela di persone particolari o figli con disabilità o per altri enti o altre persone. Sono tutte soluzioni, come ad esempio anche la donazione, che ripeto, vanno utilizzate su misura in base alle concrete esigenze della situazione reale del mio cliente o dell'azienda. Che differenza c'è fra la donazione e la successione? Dal profilo sostanziale è identica, perché la donazione è intesa come un anticipo della successione. Però dal punto di vista fiscale c'è una sostanziale differenza, che la donazione si applica al regime attuale di oggi, con la legge attuale, se io la faccio domani mattina. La successione invece è in base alla legge che ci sarà in vigore nel momento che manca la persona e quindi si apre la successione, che potrebbe essere uguale a questa. Potrebbe essere anche nettamente diversa, ovviamente quando dico diversa intendo peggiorativa, non certo migliorativa. Anche il trust, non voglio dilungarmi molto, è un altro strumento giuridico, poco utilizzato in Italia, moltissimo magari nei paesi anglosassoni, perché anche qua noi non abbiamo, diciamo, la mentalità di spossessarsi delle proprie cose, cerchiamo di tenercele. Sempre, e quindi invece il trust uno si va proprio a trasferire i propri beni attraverso appunto il trust delegandoli appunto a un trustee che va a gestire questi beni, ma li va a gestire in maniera separata e quindi con una serie di vincoli, con una serie di normative, destinandole a determinate persone, facendo la tutela di determinate persone. Però ci sono varie tipologie di trust, che può essere sia di mobili che per tutelare i disabili, per società, per dare garanzie, però ripeto, sono casi molto particolari che anche qua, ribadisco, tuttora vengono utilizzati solo in determinate situazioni. Prima di lasciarvi volevo concludere con una frase che mi è piaciuta un giornalista americano,
che secondo me è passata, ma è ancora molto viva e ancora molto tuttora valida. Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai figli: le radici, cioè il passato, e le ali, il futuro. Bene, vi ringrazio, grazie dell'attenzione. Un saluto da casa a quelli che mi hanno seguito e alla prossima.